Ed eccoci nel Washington Square Park, punto centrale nevralgico del Greenwich Village, nominato in onore del generale George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America. Come vi ho detto nel cappello introduttivo, questa era una zona rurale dove scorrevano le acque del ruscello Mainetta. Venne utilizzato nella prima metà dell'Ottocento, anzi nei primi 20 anni dell'Ottocento, come luogo di sepoltura nel quale venivano seppelliti i cadaveri soprattutto degli stranieri e di coloro che si trovavano agli strati più bassi della società. Il parco venne inaugurato nel 1827, durante il Novecento divenne il centro dell'attivismo artistico, centro anche di molte rassegne di musica folk. Oggi è molto popolato anche da studenti, dato che a ridosso si trova proprio la New York University. Ed ecco il monumento più celebre del Washington Square Park, il Washington Arch, realizzato dal celebre architetto Stanford White, molto iconico l'Empire State Building che si staglia all'interno. Da qui parte la Fifth Avenue, una delle vie più celebri della città. Questo arco è stato molto spesso criticato, è una chiara copia dell'arco di trionfo francese ed è stato criticato perché è considerato poco inerente al paesaggio circostante. Adesso vado dall'altro lato e vi faccio vedere due rilievi. Eccoci dall'altro lato del Washington Arch, dove ci sono questi due rilievi che raffigurano proprio George Washington. Questa a sinistra è il Washington in War, che raffigura George Washington nelle vesti di generale durante la guerra rivoluzionaria, mentre sul lato opposto c'è Washington in Peace, che invece lo raffigura nei panni di statista. Ed ecco all'interno del Washington Square Park una delle statue care a noi italiani, la statua di Giuseppe Garibaldi, realizzata da uno scultore italiano, Giacomo Turini, e che risulta un po' goffa perché in realtà questa statua è rimasta incompleta. Infatti il progetto originale prevedeva che Garibaldi dovesse essere raffigurato su di una montagna, circondato da un trombettiere e da un soldato. La raccolta fondi che venne portata avanti dai lavoratori italiani non risultò però essere sufficiente, così che dopo la sola realizzazione della figura principale i fondi vennero meno. La statua è rimasta appunto incompleta e risulta goffa, con questa pedana che è stata realizzata e posizionata sotto le gambe alla bella e meglio.